C'è un famosissimo costruttore di yacht che negli ultimi anni è riuscito a migliorare ulteriormente la propria posizione sul mercato unendo l'eleganza delle forme tradizionali con linee nuove e modernissime. Sto parlando di Princess e questa è S78. Credo che questo costruttore sia riuscito a rendere le sue barche più belle e più godibili sommando la qualità inglese con lo stile mediterraneo. Il profilo e alcuni elementi di arredo sono di Pininfarina e lo scafo è dello studio navale Onesinski, due firme di eccellenza nei rispettivi settori. Questo yacht dedica molto spazio alle aree aperte, più di quello che solitamente troviamo su scafi di questa tipologia. Guardate come hanno disegnato il pozzetto, due prendisole separati per quattro persone, divisi da un passaggio centrale. E poi un'ampia zona living, con divano, sdoppiato o intero, tavolo da pranzo, aperto o chiuso, e una doppia seduta angolare che si unisce alle altre sedute o al prendisole. Insomma, una veranda sul mare trasformabile e, volendo, tutta all'ombra. A prua un altro living con divano e tavolino e un altro prendisole di grandissime dimensioni, così se a bordo siamo in tanti, possiamo comunque trovare un'isola solitaria. Quattro ali danno accesso a quattro grandi gavoni. Ma ciò che mi piace del Princess S78 è il ponte superiore, che il cantiere definisce giustamente Sport Bridge. Non è infatti appesantito nella linea e nella sostanza da strutture elevate o pesanti o ingombranti e lascia che il profilo somigli a quello di una barca sportiva. Le poltrone di pilotaggio si trovano al centro di un'area conviviale, con divani che sono anche comode chaise longue. La plancia è a scomparsa. Abbiamo poi un grande salotto in plein air, volendo da ombreggiare con un tendalino che si apre al tocco di un pulsante. La cucina è completa di lavandino, grill elettrico e ghiacciaia. Nella vista dall'alto e dall'interno si apprezzano il grande parabrezza e il tetto apribile di vetro, che anche quando è chiuso ti porta idealmente all'esterno. La lunghezza fuori tutto supera i 24 metri, ma si tratta pur sempre di un'imbarcazione da pilotare con la semplice patente nautica, non di una nave da diporto. La cucina è un elemento che unisce esterno e interno ed è giusto che sia così perché serve sia la zona pranzo del pozzetto sia quella del salone. Il mobilio interpreta bene l'idea di unire tradizione e soluzioni di abitabilità moderne. Di fronte alla cucina il tavolo da pranzo con piano di cristallo per risultare meno invadente possibile. Il salotto si sviluppa con divani su entrambi i lati. I posti a sedere in questo ambiente sono complessivamente 12, senza aggiungere le sedie. Questo è uno dei saloni più belli mai visti su una barca di 24 metri, grazie alla sua ariosità, dovuta alla larghezza, all'ampiezza delle finestrature e all'altezza 235 centimetri. Accanto alla postazione di pilotaggio, un altro divanetto. Sono stati abili anche nel trovare spazi laddove non ti aspetti. Per dare maggiore privacy alla cabina armatoriale, l'hanno nettamente separata dalla zona ospiti con una scala riservata. La cabina armatoriale si trova esattamente al centro dello scafo e si sviluppa sull'intero vaglio, affacciandosi sul mare con finestre che hanno la sinuosità delle onde. Da un lato la cassettiera e il vanity, dall'altro un divanetto,
I rivestimenti chiari contrastano piacevolmente con il colore delle essenze e la luce fa apparire ancora più accogliente questo ambiente. Il bagno con doppio lavabo e rivestimenti di marmo si trova a poppa via per separare meglio la zona letto dal vano motori. È preceduto da un angolo con due armadi molto capienti. Sotto la scala un armadio di servizio. Scendendo l'altra scala raggiungiamo tre cabine. La matrimoniale a prua potrebbe essere letta a cabina VIP per la sua doppia finestratura, per lo spazio intorno al letto. Ha un armadio e il vanity e il proprio bagno con box doccia separato. Ma c'è un'altra matrimoniale, altrettanto bella e confortevole, che sfoggia una zona beauty, un armadio e naturalmente il bagno in suite. Il tour sotto coperta si conclude con la quarta cabina, arredata con due cuccette singole e dotata, come le altre, di armadio e bagno privato. Il locale equipaggio con due cuccette si trova a poppa via della sala macchine, accanto al garage per il tender di 4,45 m, collocato sul lato sinistro. La piattaforma immergibile ne facilita varo e alaggio. A bordo possiamo ascoltare il mare o la musica attraverso l'impianto audio Naim, un prodotto di altissimo livello curato specificatamente per questo S78 e installato di serie. Al comando del Princess S78 per provare le sue prestazioni. La postazione di guida è particolarmente comoda, due poltrone regolabili e poi aria condizionata, se volete però aprite il tettuccio, si può aprire anche la porta sul passavanti per la manovra, qui c'è lo spazio per le carte nautiche, qua appoggiate il cellulare, qui sono le manette e le usiamo per dare gas. Un po' di flap per portarla in planata. Abbiamo due motori MAN V12 da 1900 cavalli, quindi parecchia potenza. Lo scafo è costruito per infusione di resina vinilestre sottovuoto. Minima velocità di planata 14 nodi con assetto quasi neutro. Crescere dell'andatura togliamo i flap, non servono. Aumenta leggermente l'angolo di incidenza, ma è quello che vogliamo per avere prestazioni migliori. Lo scafo deve essere appoggiato sull'acqua sempre con 3 gradi e mezzo, anche 4, per migliorare la sua efficienza energetica. 20 nodi di velocità, il consumo adesso è di circa 14 litri per ogni miglio. Abbiamo attivato lo stabilizzatore giroscopico e questo è l'effetto. Un angolo di sbandata che lo strumento indica al massimo in un grado. Occorrono 6 giri di timone per passare da un angolo di barra all'altro. Questo può far sembrare lo scafo poco reattivo, ma in realtà il raggio di evoluzione è veramente strettissimo. I timoni sono efficaci. Adesso porto il carico sui motori all'85% di quello massimo, per stabilire qual è la massima velocità di crociera. Regime 2100 giri minuto, velocità 32 nodi. A queste andature sembra di avere veramente una barca sportiva, non un fly bridge, o meglio uno sport bridge. E sapete che con così tanta potenza sarebbe un peccato non dire giù la manetta. Velocità massima del Princess S78, 37 nodi. È
è proprio come ve lo immaginate guardandolo. Non è soltanto un flying bridge, è anche sportivissimo.